Bella a tutti ragazzi, sono Stergio e bentornati sul mio canale. Siamo tornati qua con i mondiali ragazzi. Brasile-Messico oggi, Brasile-Messico. Sondaggio l'ha vinto Brasile come mi aspettavo da voi. Niente ragazzi, quinto ottavo di finale, San Marino Arena. Alle 18 ragazzi, la formazione. Basta sostituire Fagnar con Alves. E andiamo ragazzi a giocarci questo ottavo di finale. Scusate l'umore, poco allegro, però ragazzi sono successe diverse cose ultimamente, quindi non sto bene mentalmente, però ragazzi continuo ad andare avanti e a fare i video. Purtroppo successe diverse cose in famiglia ragazzi, quindi poi vi spiegherò tutto, semmai, un giorno. Però comunque anche ragazzi, i motivi che ho spiegato in Francia, Argentina, ragazzi, sono sempre validi purtroppo. Questo tipo di sfide, c'è un'adrenalina e una motivazione speciale. Io e Stefano Nava siamo pronti a raccontarvi. Un saluto a tutti, molto emozionante essere qui oggi. Prepariamoci alla sfida tra Brasile e Messico. Russia 2018 è la 21esima edizione del mondiale, torneo che ha cambiato moltissimo. Terza volta ragazzi che usiamo il Brasile, terza volta che usiamo insieme. Compare i pronostici. Prima volta contro la Svizzera finita 4-2, seconda volta contro la Serbia finita 3-1. Messico prima sua apparizione nei pronostici dei mondiali. Altra partita ragazzi che oggi finì a supplementari, perché tanto ormai ormai abbiamo staccato sempre i biglietti per i supplementari, è una cosa fissa sul canale, ormai non passa partita dove non vai ai supplementari, non esiste. Tra l'altro ragazzi c'è da andare via tra mezz'ora e provo a fare cose rotte di collo perché un pronostico dopo l'altro. Vabbè, per appunto sistemare questi problemi tra mezz'ora che ho. La sfida di oggi ci porta sulle tribune della Samara Arena, stadio costruito fra il 2014 e il 2017. Marcelo, Alisson, un piccolo gioiello, Dani Alves, perfetto per assistere rilassati a una partita. Abbiamo messo davanti Gabriel Jesus al posto di Roberto Firmino perché Jesus da 83 è passato a 86 con l'upgrade dell'Ultimate Team. Ha dato a 90 Coutinho, mi sembra. Insomma, Alisson tre palli, Alves, Silva, Miranda dell'Inter, Marcelo, Paulinho, Casemiro, Coutinho, Willian, Jesus e Neymar, Firmino, Tyson, Augusto, Fernandinho, Felipe Luis, Marquinhos e Ederson in panchina. Lo schierano con Oshoa ragazzi, altro portiere buggatissimo. Io non so quando useremo Giappone cosa succederà. Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo, Ayun, Herrera, Guardado, Lonzano, Vela e davanti ci sarà Hernandez sicuramente. Corona di mezzo, Dos Santos e Panchia, Fabian Gutierrez, Marquez e Corona sono i sostituti. Due Corona. Vabbè ragazzi, facciamo cominciare questa altra partita che finirà in supplementare. Qua dentro per Jesus, sinistro. Oh, abbiamo fatto gol, stranamente abbiamo fatto gol. E questo è il gol, come detto l'altra volta, che vale la sconfitta, perché tanto ragazzi ce lo ficcano subito sti qua. E quando ho preparato la partita ragazzi l'ho persa i rigori, l'ho preparata ieri pomeriggio e l'ho persa i rigori, quindi fate voi. Grande fiuto del gol per l'attaccante, che è stato bravo ad avventarsi per primo sul pallone, respinto dal portiere e ha fatto secco. Gabriel Jesus sblocca le marcature finalmente. Brasile avanti dunque per la gioia comprensibile del CT Verde Oro Tite, qui inquadrato dalle telecamere. Gabriel Jesus al secondo sblocca. Parte col Brasile avanti di un gol. Tiki-taka avversario. Neymar fuori, ovviamente. Cosa ti aspettavi? 94 contro un portiere buggato, ovviamente Neymar si prende la paura, e spara fuori. Qua dentro Neymar, ve l'ho detto che era un bug, e guardate un po' cosa ha fatto, vi faccio anche vedere il replay, mi sforzo di aspettare per vedere il replay, tiro da un metro, potenza massima, lui lo prende, vabbè, io non voglio testimoniare su ciò.
Poi ho anche premuto il tasto sbagliato, perfetto. La traiettoria verso il centro. Fa dentro, dovrebbe essere calcio da terra. Ovviamente c'è anche un giallo, ovviamente, che gli regalano. Tanto ormai, ragazzi, è così, non ci si può fare niente. Non si è dimenticato del fallo. Palla verso il centro dell'area. Attento qui il difensore. Al centro Lonzano, gol! Cosa ho detto? Il gol che vale la sconfitta. È il gol che vale la sconfitta. Gol addirittura di un difensore. Perché ormai abbiamo preso talmente tanti gol degli attaccanti che ormai ce li fanno anche i difensori. Il prossimo dobbiamo aspettare da portiere al 90esimo. E qui ovviamente va a far falle Coutinho contro un narcotrafficante prima di diventare calciatore. Alisson non prende un tiro a 2 all'ora, mentre Ochoa prende 4 tiri a potenza massima da un metro. Ma va bene, continuiamo la partita. Marcelo Neymar, ehi! Buona! Palla messa in mezzo. Palla al centro, ovviamente la spazzano perché loro sono bravi. Ecco Marcelo. Marcelo ovviamente non riesce a girarsi perché c'è il difensore Superman che gli impedisce il passaggio a un uomo libero in area. Paulinho dentro. William. Si gira William! William 2-1, meno male. Altro gol, ragazzi, che tanto aveva ripreso nel giro di 5 minuti, quindi non sto neanche a esultare come avrei fatto nei episodi precedenti. Sfogliate il canale, sono tutti i pronostici che volete. Fino in fondo questo risultato. Gol che non fa altro che confermare questa squadra come la favorita della vigilia. Cioè, intanto poi si perde, è favorita della vigilia, ma tanto poi si perde. E quindi sono dimostrati nettamente superiori in campo. Anche Ochoa, no? Adesso ragioniamo anche le teste di avversario. Ciò prende tiri da un metro, non prende questi tiri. Ditemi se esiste. C'è una vela. Tiro. Gol. Lo volevate? Eccolo. Gol di Vela. 2-2. Subito, eh. Cioè, granché. Non abbiamo toccato palla. Guardate qua. Gol di Vela. Normale, cioè. Io, mi dite, ma tu lo fai apposta? Io non lo faccio apposta, cioè. Vorrei poterlo fare apposta, ma nemmeno quello mi riesce. Cioè, poi guardate gli episodi dagli ottavi di finale, Francia-Argentina e poi è tutto così. È tutto, a parte Croazia e Danimarca, che forse lì a FIFA gli si è acceso quel poco di cervello che ha. 2-18, 22, 28. Tutto così. Guardate qua che dribbling che fanno! Che dribbling che fanno! Ma noi ci abbiamo Neymar e non serve proprio nulla, eh! Questi quasi si sono tesserati Neymar, perché sennò non esiste una cosa del genere. Sono rimasti in due in difesa, ora voglio vedere che miracoli che fanno, eh! Va dentro! Gol! Oh! Tanto il gol che entro il 50esimo verrà recuperato. Però a me non l'abbiamo fatto, a me non ho quella soddisfazione di dire c'è. Da difendere considerando quanto manca da giocare. No, è inutile che ti dispero, cioè, tanto la partita la vinci. Cioè, 3-2 il primo tempo, cioè 3-2 primo. Ma mai visto! C'è stato nulla da fare per il portiere. Cambia lo scenario col Messico che adesso è sotto nel punteggio. Tanto era tempo neanche di diventare gli spogliatori che tanto lo fanno. Vela. Paragna metri. Fate qua a Vela, eh. Fate qua a Vela. Ci riprova. Fate qui. Lo volevate. Ho detto neanche tempo di andare gli spogliatori che lo fanno. Guardate. Io non ci credo. Cioè, ragazzi, giochiamo a levare i portieri e a questo punto, ragazzi, risolviamo la cosa. Perché sennò, cioè, è incredibile. Cioè, ma uno lo racconterà, noi stiamo registrando, perché uno lo racconterebbe. Dire, ma sto qua di fuori. Cioè, che concede una nuova parità, è davvero una partita incredibile. E io non ho parole. Cioè, due kick off glitch, eh. Kick off glitch vuol dire che loro
Non ha tempo neanche per la palla che fa un gol. Tiri 9 a 4 per noi. In porta 6 a 3 per noi. Loro 3 tiri in porta. 3 gol. Noi 7 tiri in porta. 3 gol. Cioè io questo dovrei far notare. Cioè fai a prenderla questa. Oh. Bravo Dani Alves. Spazio per il traversone. Guardate qua come passano. Ottimo il dive, vai. Cerca la porta. Respinge il difensore. Meno male. Pallone profondo per i c'è Lonzano che fa gol. Guardate un po'. Guardate un po'. Guardate un po'. Hanno ribaltato con 4 tiri in porta tutta la partita che abbiamo fatto noi. Guardate un po'. Adesso vincono. Ovviamente però il nostro la spara alta, perché il nostro, perché se è loro era il quinto gol. Guardate un po' quanto è falso. Cioè adesso vi faccio i cambi perché tanto ormai c'è più poco da dire. Cioè questo dovrebbe dimostrarvi quanto è falso. Quanto è falso. Tiro a giro sul primo palo ad Allison ed è gol. Se lo facevo io al loro portiere manco si buttava. Guarda qua. Oh, un fuorigioco incredibile. Hanno fischiato un fuorigioco. Paulinho. Firmino. Oh. Ragazzi, vi ricordo che c'è fu una partita nel 2010-2011. Si chiamava Milan Udinese. Il mio Udinese finì 4-4, ma è una partita di campionato dell'8 di gennaio del 2011, mi ricordo ancora. Però il gol del 4-4 fu fatto al 90esimo. Qua siamo ai mondiali, Brasile e Messico, come dire, Real Madrid, SPAL. Con tutto rispetto alla SPAL, perché se la SPAL gioca così, complimenti alla SPAL. 4-4 dopo 70 minuti, 71. Vediamo tanto adesso di far fare il quinto a loro, perché tanto ragazzi, prima o poi lo fanno. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Eccolo, Willian! Oh, non ci credo ragazzi! Abbiamo rimontato, siamo tornati avanti 5-4, cioè 9 gol, no, 9 gol, ci sono più gol che occasioni. Credo ragazzi, cioè, dobbiamo giocare senza portieri. Giochiamo senza portieri a questo punto e risolviamo la situazione. Cioè ragazzi, ma vi sembra normale 5-4 una partita di mondiali? Quante volte si è cambiata la storia? Una, forse. Adesso torniamo alla sua difensiva col contropiede. Le tatture a poco, perché altro non lo fanno. Willian! Palo! Ora è il palo, ora è il palo. Ora è il palo. Ne abbiamo fatti anche troppi, eh. Ora è il palo, ora è il palo. Siccome siamo in una situazione dove ci si può permettere di prendere palo, prendere palo. Guardate! Guardate lì che buco! E Allison che non è, che esce male, 81esimo, cince, più che portarti al supplementari, te la fanno finire 5-5! 5-5! Ma dove sta? Ma dove sta? E poi 5 marcatori diversi per loro, Supera l'avversario. Dentro Willian! Sei. Io ragazzi, cioè, io spero veramente di non giocare più una partita così. Cioè, io me lo auguro in tutto me stesso di non giocare più una partita così in vita mia. Perché ragazzi, io FIFA 19, cioè, se deve essere una cosa così, io non lo compro. Io non lo compro. Cioè, ma vi ci vorrei vedere voi a giocare una partita così. Cioè, finché 2-2-3-3 ti arrabbi, perché sì, non è possibile. Però, ragazzi, cioè, 21 minuti di partita, cioè, la registrazione di 21 minuti, e siamo al 70, all'84esimo. Guardate qua, Corona. Oh, hanno fatto un tiro fuori dalla porta, ragazzi. Io non ci credo, hanno fatto un tiro fuori dalla porta.
Coutinho. Lungo c'è Willian. Punizione. Ora io ci scommetto perché volete che ora lo fanno. Ora lo fanno. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. Coutinho prova ad avanzare il Brasile. Coutinho dentro. Coutinho ciò. Meno concludiamo in attacco, per fortuna. Neymar. Calcio l'angolo di Neymar in mezzo. Thiago Silva. Ottimo intervento difensivo. Finisce, ragazzi. Finisce qui. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Io ripeta di William, va bene, ragazzi, ma io non ho proprio parole, cioè non mi viene a dire niente, cioè, ma fosse finita 2-1. Avrei detto ci sta, non ci sta, ma ci sta. Fosse finita 3-2, ci sta. Ma ragazzi, 6-5. Ma fare una partita di tennis. Dovete vedere, loro hanno fatto quello che gli è parso tutta la partita. Tutta la partita, non entravano in area, facevano gol. Adesso voglio vedere i dati della partita, perché giustamente mi prendi per scemo. La partita sono 15 tiri a 8 per noi, 10 tiri a 5 in porta. Cioè noi di 10 tiri ne abbiamo ficcati 6, loro di 5 tiri ne hanno ficcati 5. Loro 5 tiri su 5, poi ci sono i tiri, loro 100% di realizzazione. Poi rapporto tra porta e non porta è 62. Però, cioè, io vi inviterei a riflettere, ragazzi, sulla falsità di FIFA. E non è perché sono invidioso, geloso, perché sono scarso. Perché, cioè, chiunque avesse giocato questa partita avrebbe potuto prendere te come quell'altra persona che sta guardando questo video e avreste più o meno fatto la stessa cosa. A questo punto giochiamo a rimuovere i portieri, giochiamo che il gol, diciamo, portieri ti dà qualsiasi posizione, fa gol. Gol anche stupidi. Alisson che non esce, che prende gol a giro sul primo palo. Anche il portiere ha commesso diverse paperate. Poi le parate più incredibili all'inizio le ha fatte lui. E ragazzi, vi lascio qui. Ci vediamo dopo con l'altro pronostico. Io spero, ragazzi, di non fare più una partita così. Ma veramente, me lo auguro con tutto me stesso. Vediamo più tardi, ragazzi. Statemi bene. Ciao a tutti. Lasciate like e iscrivetevi.